Per te Prism si fa in tre. Nel caso di Prism Solar RFID, Sila Industries mette tra le tue mani un caricatore in grado di adattarsi alle tue esigenze di uso e abitudini, fornendoti di tre diverse modalità di ricarica: Solar, Normal e Night. Oggi parleremo della modalità Solar. Come utilizzare l'energia in eccesso proveniente dall'impianto fotovoltaico, caricando gratis l'auto elettrica, per esempio. Questa modalità di ricarica è l'ideale per te che vuoi ottenere il massimo della resa dell'impianto solare. Ma quando può essere utilizzata? Puoi attivarla di giorno, mentre l'impianto fotovoltaico è in funzione. Una parte di energia viene destinata a casa tua e un'altra è disponibile in esubero. Quest'ultima, di solito, viene ceduta alla rete elettrica e spesso è remunerata molto poco. Quando è ideale? Quando vuoi escludere completamente dalla ricarica l'energia che viene dal conduttore. Trattandosi di una modalità che non preleva energia dalla rete, ma si approvvigiona solo di quella prodotta dall'impianto fotovoltaico, la modalità solar è ideale in giornate molto soleggiate o quando non hai particolare fretta di caricare, salire a bordo dell'auto e partire. Ricorda però che se non dovesse essere più disponibile energia in esubero prodotta dal fotovoltaico, la ricarica si ferma. Il suo plus è, utilizzando la modalità solar, l'energia in esubero prodotta dal fotovoltaico non viene ceduta alla rete, ma a tua disposizione per ricaricare. Pertanto, ultimo, ma non ultimo plus, ricarichi l'auto gratis. Ti stai chiedendo se, pur non avendo ancora il fotovoltaico, puoi comunque utilizzare Prism Solar RFID? La risposta è sì. Puoi controllare i nostri altri video che parlano delle funzionalità e vantaggi di Prism Solar RFID.